Wiener Actionismus. Nel secondo dopoguerra, intellettuali e artisti si riappropriano dell'immaginario free dei vari espressionismi, surrealismi e le esperienze delle avanguardie storiche bandite dal regime nazista. Nell'ambiente culturale di Vienna, negli anni 50 e 60, si era creato un terreno fertile per nuove sperimentazioni. In campo letterario la Wiener Group, in campo artistico l'Actionismus e in campo cinematografico le ricerche di Peter Kubelka sullo specifico filmico sfociato nell'annullamento di ogni immagine denotativa a favore di metrica e ritmica nel montaggio e quelle di Kurt Cren attorno al valore intrinseco dell'immagine in un montaggio a passo 1 per arrivare all'annullamento della narrazione. Mentre Kubelka percorre la sua strada più teorica, il percorso di Cren invece si incrocia con gli azionisti Otto Mühl, Gunter Grass, Hermann Nietzsche e Rudolf Schwarzkogler, i quattro esponenti maggiori. Per Otto Mühl, il primo evento azionista, lo aveva vissuto ancora durante la guerra, i cadaveri schiacciati nel fango dai carri armati e congelati come se fossero immersi in una sorta di gelatina. Il movimento infatti parte dalle sue teorizzazioni di liberare le emozioni rimosse, grazie ad azioni performative che hanno per oggetto il corpo, in cui sono state iscritte le emozioni e impressioni per lo più negative. Azionismo perché il corpo fungeva da materia, elemento espressivo. Esso svolgeva le funzioni di tela, scultura e quadro finito. Dipingendolo e incidendolo con aghi o altri strumenti taglienti, gli artisti volevano costruire la metafora di come la società trattava l'essere umano, con le umiliazioni, le violenze e i suoi mascheramenti. Segni di repressione e oppressione. Il colore non era solo pigmento, ma soprattutto materia, con cui agire sul corpo e nel corpo. Tutto era materia, pronta a essere maneggiata al fine di esprimere la propria alienazione. Le teorie di partenza erano il teatro orientale, la dissoluzione delle forme perseguita dalle avanguardie storiche degli anni venti, il teatro della crudeltà di Artaud. Otto Mühl scrisse nel 1965: «Un'azione materiale, pittura rappresentata, autoterapia visualizzata. Se la pittura è definita come azione con i colori su una superficie piana, allora l'azione materiale è un'azione che riguarda materiali e corpi nello spazio. Pittura allargata nello spazio. L'azione materiale non cerca di ricostruire la realtà, ma la rappresenta direttamente. La prima azione ebbe luogo parallelamente al Festival di teatro Wiener Festspuken, dal 1 al 4 giugno 1962, quando Mühl, Adolf Fröhner e Hermann Nietzsche si fecero murare per 3 giorni sotto una piccola arcata dell'atelier di Mühl a Vienna, per presentare infine al pubblico le opere create durante la clausura. Mühl e Fröhner, le prime Gerumpelplastiken, sculture fatte con materiali di scarto, e Nietzsche, i suoi quadri a colata. 3 giorni di totale inibizione e liberazione da ogni istinto per trasporli nelle lamiere, nei rifiuti, nella carne e nel sangue. Vogliamo utilizzare tutta la materia del cosmo per le nostre azioni, aveva dichiarato Mühl. Le azioni erano state filmate da alcuni cineasti della stessa filosofia, per i quali il corpo su cui agire per destrutturare il senso artistico classico erano il corpus cinematografico. Qui si lavorò sul tempo, la durata, la simultaneità, il positivo, il negativo, effetti ottenuti in montaggio. Si parla di Kurt Cren o delle azioni di Expanded Cinema di Vali Export, per una ricerca nell'ambito del pianeta femminile, non solo nelle critiche rivolte al cinema porno, ma anche all'immagine della donna in generale nel cinema. Otto Mühl fece documentare le sue azioni più incentrate sulla liberazione di istinti e luoghi comuni della tranquilla vita in interni borghesi, per destrutturare ogni qualsivoglia espressione che poteva considerarsi politicamente corretta, per approdare, poi, nella creazione di una comune in cui realizzare l'utopia, inizialmente concepita come centro antartico del libero piacere sessuale, ben presto smascherato come centro autoritario del suo piacere sessuale. La fine dell'azionismo si ha con l'azione Council Revolution all'Università di Vienna il 7 giugno 1968, interrotta dalla polizia, che portò all'arresto dei partecipanti e al rinvio a giudizio per vilipendio dello Stato austriaco, per cui Bruce, Mühl e Nietzsche furono costretti a vivere per un periodo in Germania, dove continuavano ognuno la propria strada in modo indipendente l'uno dall'altro. Schwarzkogler, che non aveva partecipato a quell'azione artistica-politica, morì nel 1969. Lo spirito dell'azionismo non si è fermato in quel lontano 1968,
Anzi, è presente in molte opere di giovani artisti non solo austriaci in giro per il mondo.